siamo vestiti di verde perché in via Ranieri la speranza non si perde. Un attimo solo, prego, ci spostiamo tutti quanti. Ci spostiamo tutti quanti, è difficoltoso girare in via Ranieri, questa è la verità. Bene, noi periodicamente torniamo in questo lembo di Bari dimenticato dall'amministrazione comunale per segnalare che le cose proprio non vanno e dall'ultima denuncia non è cambiato niente. Niente, assolutamente niente, siamo fermi come all'origine nonostante le denunce, gli esposti in procura e tutto il resto. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta dagli enti locali, dall'amministrazione comunale. Abbandonati a noi stessi, al nostro destino. Abbiamo denunciato come fortunatamente, fate tutti i gesti scaramantici che volete, in caso di incendio che fortunatamente finora non è successo, ecco, a noi non era arrivata la notizia, è successo. Quando è successo? Cosa è successo? È successo qualche mese fa, ma per la seconda volta credo, e addirittura l'autobotte dei vigili del fuoco non è riuscita a girare qui e sono venuti con un gippone e un serbatoio pieno di acqua. Quindi, mentre il fuoco continuava a divampare. Vabbè, ormai divampare. Quindi, diciamo, il problema è serio perché quelli che vivono dall'altro lato del ramo di via Ranieri potrebbero, come i topi, fare la fine. Per le ambulanze non ne parliamo proprio. Lasciamo perdere. Perché io ho avuto problemi di mia suocera che per diversi anni era affetta da patologie croniche e l'ambulanza si doveva fermare qui davanti al bar Barbatrucco e poi andare con questa letiga sulle ruote, per cui la persona che magari era già acciaccato per i fatti suoi, aveva il colpo mortale. Della strega della morte. Sì, insomma, quindi perché dietro non è possibile proprio arrivarci. Voi avevate fatto un comitato ai tempi che furono? Sì, circa 29 anni fa abbiamo costruito un comitato, che abbiamo lottato, abbiamo fatto esposta alla procura, ai sindaci che si sono succeduti nel tempo, ma nessuno, ci hanno abbandonati completamente. Sono 29 anni che abito qui, è una cosa che non se ne può più. Siccome la bobina sta girando, voi a settembre i cervelli stanno girando perché fino a un certo punto deve scattare qualcosa, la rivoluzione. Se il problema è che voi non pagate le tasse, no, questa è la verità, è vero? Voi non pagate le tasse e quindi ovviamente avete servizi inferiori. Abbiamo pagato già da quasi 30 anni le opere di urbanizzazione che non sappiamo che fine abbiano fatto questi fondi. Lei può tranquillamente andare alla SAI, l'ultima, la sa quella del... cioè voi pagate gli oneri di urbanizzazione e non avete e i non servizi. Abbiamo i servizi. Già da 30 anni, cioè sarebbe opportuno chiarire questi fondi che fine abbiano fatto. Beh, noi intanto ci facciamo promotori di questa cosa, ritorniamo al punto di partenza per segnalare che nasce un gruppo Facebook dei residenti di queste strade un po' dimenticate da tutti. C'è una pagina Facebook che si chiama Comitato Via Luigi Ranieri, che utilizzeremo a 360 gradi per comunicazione con gli amministratori locali che sono ben attivi e vivaci sul social network, e cercheremo di interloquire anche con loro se vorranno darci una mano in questo senso e vedere un attimo che cosa riusciamo a risolvere, fermo restando che metteremo in campo tutto quello che è possibile fare per mettere la parola fine a questa veramente indecorosa situazione che non è più sostenibile. Mi raccomando ai forconi, perché quelli... Ai forconi. Dice come non deve aggiungere. Vorrei aggiungere che negli ultimi anni abbiamo anche fatto una serie di petizioni con i qui presenti, una serie di raccolte firme proprio. Esposti in procura, più volte ne abbiamo anche parlato. A tutti... diciamo gli organi competenti, ma la raccolta firme qui a quanto pare non vengono assolutamente considerate, nonostante il numero fosse un numero importante, stiamo parlando di 300-400 firme per ciascuna petizione, però non c'è stata ancora nessuna risposta da parte né dei sindaci né dei, diciamo, degli organi. Sento il rumore, aspetta, eccola qui, anche un'utilitaria, prego signora, venghino signora, prego, non ci asfalti per cortesia, vada. E pensate a un autobotte dei vigili del fuoco, come dicevamo, controsenso. E noi che la speranza non la perdiamo mai, siamo vestiti di verde però come la rabbia di questi cittadini di via Ranieri e zone limitrofe che cercano un po' di attenzione dall'amministrazione comunale.